Rigenerazione del paesaggio costiero. E questo è il tema del convegno che si svolgerà a Gela nei prossimi 29 e 30 aprile alla chiesetta San Biagio a partire dalle 9:30. Giudice, la riserva del lago Biviere non soltanto verrà tutelata grazie al progetto Life più Leopoldia, ma addirittura si pensa ad implementare altre piante e ingrandire questa, allargare questa zona. Il LIFE, che è uno strumento con cui si finanzia all'interno di Rete Natura 2000, quindi dentro i vincoli, abbiamo potuto ovviamente portare avanti delle peculiarità. Cioè, la Leopoldia, tra l'altro, molti non, Biviere lo associano agli uccelli, alla migrazione, però l'istituzione del Biviere, oltre che per gli uccelli, è per la Leopoldia. Con la differenza che quando perimetrarono il Biviere, la Leopoldia era fuori, non era dentro, tranne un piccolo pezzettino che c'era, per cui la fascia dunale fu tagliata fuori. E adesso noi possiamo ricollocare queste aree e abbiamo principalmente un obiettivo, quei 90 ettari di aree pubbliche che ci sono a sud della riserva, che sono un potenziale enorme di riqualificazione. Si può recuperare un'area che attualmente risulta fortemente degradata, ma che di fatto ha delle grandissime potenzialità. Molte volte i problemi bisogna vederli con un'ottica giusta per vedere quali sono le risorse possibili e non quali possono essere i problemi. È chiaro che ci vuole per ottenere dei risultati lavoro, un lavoro che è iniziato già 3 anni fa con questo intervento fatto dall'Università di Catania insieme al Biviere di Gela con i finanziamenti dell'Unione Europea tramite questo LIFE, ma che noi abbiamo intenzione di portare avanti per poter rendere quell'area veramente un'area di pregio e per rendere il Contrada Bulala una delle mete preferite a livello turistico. Progettare il paesaggio, tutelare la biodiversità e gestire lo spazio rurale sono le finalità del progetto Life più Leopoldia, a cui prende parte tra gli altri l'Università degli Studi di Catania. L'Università di Catania ci teneva particolarmente a portare a buon fine questo progetto Life Leopoldia perché le aree costiere soffrono in tutto il Mediterraneo di un'eccessiva pressione antropica. Però in quest'area della Sicilia sudorientale il problema è particolarmente accentuato. Quest'area sembrano veramente essere state abbandonate negli ultimi 50 anni, sia per la presenza della raffineria che per l'insediarsi poi di attività agricole che hanno chiuso, diciamo, al resto della popolazione queste aree, sia per in altre, andando più verso il Ragusano, per l'insediarsi anche di speculazione edilizia. Ecco, quello che noi vogliamo lanciare come messaggio è proprio la necessità di cambiare approccio nella gestione delle aree costiere, partendo da un rispetto delle risorse ambientali.